Dagli studi di TRC Notizie, benvenuti. Un disoccupato canicattinese di 38 anni che alloggia alla Greca è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cefalù in quanto ritenuto responsabile di illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in territorio di Campofelice di Roccella. I militari, durante un servizio di perlustrazione, hanno controllato l'automobile dell'uomo sequestrando un ovulo di eroina del peso di circa 8 grammi appoggiato nei pressi della leva del cambio. Inoltre, il conducente è risultato anche in possesso di un coltello conservato nel marsupio. In sede di udienza l'arresto è stato convalidato e l'indagato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Da tempo era nel mirino della polizia austriaca per un presunto traffico di opere d'arte rubate. Ieri è stato arrestato perché è accusato di aver favorito la fuga in Ungheria di Gojko Jovanovic, il giovane di origine serba che lo scorso 12 gennaio a bordo di un SUV ha investito e ucciso il vigile urbano originario di Campobello di Licata, Nicolò Savarino, a Milano. Gli agenti della squadra mobile del capoluogo lombardo stanno invece ancora cercando l'uomo che era a bordo del SUV con Jovanovic, l'uomo bloccato a Vienna. Marco Grunwald, di 41 anni, nato a Belgrado, è accusato di favoreggiamento, minacce ed estorsione. È sospettato di aver aiutato Jovanovic a lasciare l'Italia cercando per lui dei documenti e di aver minacciato per telefono l'intestataria della BMW con cui è stato ucciso Savarino, promettendole 200.000 € in cambio del suo silenzio. Per convincerla usò anche la minaccia. Il serbo avrebbe anche cercato di estorcere denaro alla famiglia del giovane arrestato. Grunwald avrebbe chiesto dei soldi al padre di Jovanovic, appunto per averlo aiutato a fuggire. Adesso parliamo di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in contrada Noce a Canicattì, lungo la statale 122 per Castrofilippo. Il sinistro ha coinvolto ben quattro automobili, ma fortunatamente non ha provocato gravi conseguenze fisiche agli occupanti delle vetture. A scontrarsi per primi sono state un Alfa 156 che viaggiava in direzione ad Agrigento e una Polo ferma ad un incrocio e prossima di immettersi lungo la statale. Dopo l'impatto, l'Alfa Romeo ha andandosi a scontrare contro un fuoristrada fermo nella corsia opposta. A causa del violento scontro, il 4x4 è stato ribaltato, mentre la 156 ha terminato la propria corsa contro un Audi che si trovava dietro il fuoristrada. A ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso è stato soltanto il conducente dell'Alfa, trasferito al Barone Lombardo soltanto per precauzione. Ad effettuare i rilievi sono stati i carabinieri della compagnia di Canicattì, mentre il traffico è stato disciplinato da polizia e vigili urbani. Spostiamoci in provincia di Caltanissetta, dove un patrimonio del valore di 800.000 € è stato sequestrato a Gela dalla squadra mobile Nissena. Le proprietà sotto sigillo appartengono ad un ex consigliere comunale ritenuto organico alla cosca Emanuello. Beni per circa 800.000 € sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Caltanissetta su ordine della sezione misure di prevenzione del Tribunale Nisseno a un geometra di Gela, Francesco Muncivi, di 63 anni, ex consigliere comunale di Forza Italia e insospettabile imprenditore accusato di essere organicamente inserito nella cosca mafiosa di Cosa Nostra. I beni sequestrati, su richieste della DDA di Caltanissetta, sono appartamenti, terreni e conti bancari riconducibili a Muncivi che si trovano a Gela e a Padova. Il geometra attualmente agli arresti domiciliari è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere un anno fa perché è ritenuto affiliato alla famiglia gelesa degli Emanuello, di cui sarebbe stato uomo riservato, e per aver estorto denaro ai soci di quattro cooperative di edilizia residenziale per i quali svolgeva il ruolo di consulente. I costruttori ammisero di avergli pagato nel 2007 una tangente fissa del 2% sull'ammontare dei lavori, di essere stati costretti ad acquistare sabbia e calcestruzzo da fornitori legati alle cosche mafiose e di aver effettuato lavori presso una casa di campagna dello scomparso boss Daniele Emanuello. Lo stesso Emanuello avrebbe poi preteso un appartamento per la sua famiglia nella cittadella residenziale che si stava realizzando in contrada Casciana Catania, alla periferia nord-ovest di Gela, su terreni che secondo la magistratura sarebbero stati nella disponibilità della figlia di Francesco Muncivi e che un anno fa, insieme a questo preventivo, ora rischiano la confisca. A conferma dei legami che univano l'ex consigliere di Forza Italia al boss di Cosa Nostra gelese, ci sarebbe nel 2005 la partecipazione della famiglia Muncivi alla cresima della figlia di Emanuello. Inoltre, secondo le indagini della squadra mobile diretta dal vicequestore Giovanni Giudice, Francesco Muncivi avrebbe fatto ospitare Crocifisso Emanuello, figlio del boss iscritto alla LUIS, nella casa di un suo amico imprenditore a Roma durante il periodo degli studi universitari del ragazzo.
Il nuovo codice antimafia è la casa in cui vogliamo abitare, ma entra acqua e necessita di riparazioni urgenti. Lo ha detto Giovan Battista Tona, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta e componente della Fondazione Progetto Legalità, illustrando le proposte di modifica del codice antimafia elaborate dall'Osservatorio Nazionale in materia di sequestro e confisca, insieme con il Dipartimento DEMS dell'Università di Palermo, la Procura Nazionale Antimafia e i tribunali delle misure di prevenzione di Palermo e Milano, davanti al Ministro della Giustizia Paola Severino. In particolare, ha detto Tona, si rendono immediatamente necessari alcuni correttivi riguardo la disciplina dei tempi del sequestro e i compiti dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, che con sole tre condizioni di svolgere il proprio ruolo se rimane il carico fin dal decreto di confisca di primo grado. Il nuovo codice antimafia è la casa in cui vogliamo abitare, ma entra acqua e necessita di riparazioni urgenti, appunto. I carabinieri della tenenza di Ribera nella notte hanno arrestato un operaio riberese di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di molestia e minacce alla propria fidanzata. Il giovane, che già in passato era stato autore di analoghi episodi, dopo una perquisizione è stato trovato in possesso di un bastone di legno nascosto all'interno della propria autovettura. Per questa ragione il riberese, che rischia dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione, è stato arrestato per stalking e condotto nella propria abitazione, dove dovrà permanere in regime di arresto domiciliari. I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato il pluripregiudicato favarese Alessandro Caramanno, 34 anni, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione della Procura della Repubblica di Agrigento. L'uomo deve espiare la pena definitiva di 10 mesi e un giorno di reclusione per danneggiamento aggravato e inosservanza delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I fatti risalgono al febbraio 1999 e al maggio del 2006. È sempre a Favara, i carabinieri hanno arrestato anche Pasqualino Cusumano, di 46 anni, su provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania. L'uomo era stato sorpreso alla guida della propria automobile sotto l'influenza di sostanze alcoliche nel giorno di Capodanno del 2008 a Belpasso, e quindi condannato alla pena di 4 mesi di carcere, che deve scontare appunto nell'istituto penitenziario di Contrada Petrusa. Una lieve scossa di terremoto con epicentro in mare in prossimità dell'isola di Lampedusa è stata registrata questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La magnitudo è stata dei 2,8 gradi della scala Richter, scarsamente percepibile, anche perché il sisma si è verificato all'elevata profondità di 10 chilometri. I ladri di ferro in provincia di Agrigento non risparmiano neanche i monumenti dissestati. Alcune impalcature in metallo sono sparite dal Duomo di Naro, a sostegno del quale lo scorso fine settimana era stata promossa una fiaccolata. C'è un servizio. Un'altra offesa al Duomo di Naro. Come se non bastasse lo stato di abbandono in cui versa da anni il precario monumento storico, nella notte tra sabato e domenica ignoti malviventi hanno rubato alcuni degli elementi che costituiscono i montanti del ponteggio. Il fatto assume maggiore gravità perché è avvenuto all'indomani della fiaccolata promossa proprio per sensibilizzare contro lo stallo in cui versa la questione. Al Duomo di Naro non è assicurata nessuna vigilanza. Il monumento, dopo la frana del 5 febbraio del 2005, è stato messo in sicurezza con delle impalcature installate dalla Protezione Civile per evitare crolli. L'indomani della fiaccolata 100 lumi per il Duomo, organizzata dall'ex sindaco e parlamentare regionale Maria Grazia Brandara, si scopre che i ferri del ponteggio sono stati rubati in parte. E questo perché nessuno vigila e al Duomo si può accedere tranquillamente perché il cancello è stato abbattuto. Sono stati spesi 400.000 euro, dichiara Brandara, per mettere in sicurezza la matrice vecchia di Naro, e dopo aver puntellato le mura ci siamo accorti che mancano alcuni tubi in ferro che sono stati rubati. Certo, c'è chi va in cerca di ferro per rivenderlo e per i andare a rubare in un posto isolato come quello dove sorge il Duomo Narese è come fare una passeggiata. Ecco perché è necessaria una vigilanza continua e costante per evitare appunto che ladri possano smontare ponteggi che sono stati acquistati con denaro pubblico e costati alla collettività circa 400.000 euro. Quanto alle altre emergenze denunciate durante la manifestazione per il Duomo, l'ex sindaco Brandara ha chiesto al Ministero e alla Soprintendenza ai beni culturali di prevedere almeno la copertura, visto che il tetto è completamente crollato e le piogge potrebbero compromettere ulteriormente le portanti. La questione arriverà sul tavolo del ministro per i beni e le attività culturali grazie a un'interrogazione presentata da alcuni parlamentari nazionali. Per salvaguardare il Duomo di Naro, dal 1974 nell'ufficio tecnico comunale è redatto un progetto che però in tutti questi anni non ha trovato alcuna fonte di finanziamento.
è la collina e con essa la cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, chiusa da quasi 2 anni perché a rischio, denotano un preoccupante allargamento delle lesioni. Gli strumenti come fessurimetri lungo la scarpata che da via Duomo scende fino a raggiungere la via 25 aprile, ma anche dentro e fuori la cattedrale, hanno fatto registrare nelle ultime settimane movimenti ad occhio nudo impercettibili, ma che dai rilevatori sono evidenti. A fine febbraio intanto è prevista la gara per l'aggiudicazione delle indagini strutturali della collina, mentre nelle prossime settimane si dovrà decidere sempre a gara pubblica chi aggiudicare per 424.000 euro le indagini supplementari sul pendio. Sono siciliane due delle 3 vittime morte in Afghanistan, si tratta di 3 militari italiani del 66° Reggimento Fanteria deceduti per un incidente stradale avvenuto nei pressi della zona di Shindand nell'ovest del paese. C'è anche un militare ferito ricoverato nell'ospedale militare da campo di Shindand per ipotermia. Le vittime sono il caporal maggiore Francesco Currò, 32 anni di Messina, il primo caporal maggiore Francesco Paolo Messineo, 29 anni di Palermo, il primo caporal maggiore Luca Valente, 28 anni della provincia di Lecce. Il governatore Raffaele Lombardo è preoccupato per il numero delle revisioni annunciate dalla legge delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e dice no alla soppressione di molti uffici giudiziari di concertazione nell'interesse del territorio per il mantenimento. La Regione in questo senso ha scritto al Ministro della Giustizia Paola Severino chiedendo l'avvio di un tavolo di confronto sulla materia. La Regione siciliana ritiene necessario dunque un preventivo confronto su questa delicata tematica perché sarebbe un suo diritto che lo Stato condivida con essa qualunque iniziativa di revisione delle strutture giudiziarie sul suo territorio e avere garanzie di tutela dei diritti dei siciliani. In provincia di Agrigento potrebbero essere soppresse le sedi distaccate di Canicattì e Licata. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha bandito l'avviso per la formulazione di graduatorie per assunzione a tempo determinato di personale della dirigenza e del comparto, prevedendo che per le selezioni e formulazioni delle graduatorie gli aspiranti, oltre i titoli, debbano sostenere una prova colloquio. Nessuna norma vigente, una scelta incomprensibile per il sindacato, considerato anche che l'assessorato regionale della salute nel 2009 ha confermato che l'incarico debba essere conferito con una pubblica selezione per titoli e previa formulazione di graduatorie. La CGIL di Agrigento così ha chiesto alla direzione aziendale dell'ASP e al Collegio dei Sindaci la revoca immediata della delibera in questione per palese illegittimità, riproponendo un nuovo atto con la valutazione dei soli titoli. Disoccupazione femminile in aumento anche in provincia di Agrigento, la denuncia è della CISL Donne che arriva a ritenere fortunate le lavoratrici precarie considerando il basso tasso di penetrazione nel mercato del lavoro. Da tutti i rapporti pubblicati in merito alla condizione delle donne italiane nel mercato del lavoro emerge come quest'ultima sia progressivamente peggiorata negli ultimi anni. Con questa frase esprime la sua preoccupazione per la condizione delle donne la coordinatrice provinciale Donne CISL di Agrigento, Lilli Mazza. Lo svantaggio aumenta in modo esponenziale per le madri che spesso lasciano il lavoro alla nascita del primo figlio e non sempre per libera scelta, continua Mazza. È utile a tal proposito segnalare che la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro è spesso determinata dal sovraccarico di lavoro familiare anche a causa dei pochi servizi offerti dalle strutture pubbliche. La famiglia, sempre secondo la sindacalista, è tutt'oggi una irrinunciabile fonte di aiuto e i nonni in particolar modo diventano sempre più i punti di riferimento fondamentali per il sostegno delle giovani coppie con figli piccoli, non solo dal punto di vista organizzativo e del lavoro di cura per i propri nipoti, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Le attese dei protocolli che già col Trattato di Lisbona ipotizzavano un tasso di attività femminile del 60% entro il 2010 per rendere l'Unione Europea più competitiva e dinamica nell'economia della conoscenza sono state platealmente deluse, al contrario di quanto avvenuto in Francia dove il tasso di attività femminile è rimasto intorno al 60%, mentre in Germania è aumentato dal 65 al 66%. Purtroppo è doloroso prendere atto di una condizione così grave che registra una distanza che supera i 14 punti percentuali dei livelli italiani rispetto a quelli medi dell'Unione Europea. La situazione è ancora più grave nella nostra provincia, conclude Lilli Mazza, che a causa dei licenziamenti, dei tagli e del fallimento di qualche esercizio commerciale per la devastante crisi economica che continua a stringere la sua morsa in un sud già flagellato dalla disoccupazione, paradossalmente vede privilegiate le poche donne che lavorano in una situazione di instabilità e precariato.
Pace fatta tra Vittorio Sgarbi e l'imprenditore dell'eolico, l'imprenditore agrigentino dell'eolico Salvatore Moncada. Il critico d'arte ha annunciato per domani una conferenza stampa congiunta nella sede della Moncada Energy Group di Porto Empedocle. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Sgarbi rivedrà le proprie affermazioni espresse nei confronti di Moncada. In particolare verrà chiarito quanto affermato nel corso di un convegno Difendi Licata Nopeus del 7 aprile del 2009, dichiarazioni dalle quali è stato avviato un procedimento penale alla Tribunale di Licata. Nella stessa occasione Sgarbi chiederà di aderire ufficialmente alla Fondazione Agire Insieme, della quale condivide gli obiettivi e per la quale ritiene di poter offrire il proprio personale contributo. E domenica prossima il Popolo della Libertà celebra il suo primo congresso provinciale ad Agrigento. Dopo la relazione del segretario uscente e gli interventi, si passerà alle operazioni di voto che si protrarranno fino alle ore 21 per dare la possibilità agli iscritti di votare il nuovo coordinatore. Il congresso per Nino Bosco sarà l'occasione per costruire un percorso all'insegna dell'unità e della coesione che porti ad una guida forte ed autorevole per un partito che sia il luogo della discussione e del confronto per favorire l'elaborazione di idee e progetti per il rilancio del territorio. Sarà la base in linea con il nuovo corso tracciato dal segretario nazionale Angelino Alfano ad eleggere la classe dirigente del partito. Confidiamo nella più ampia partecipazione possibile, conclude il coordinatore provinciale uscente, per costruire realmente un partito aperto, organizzato e plurale. L'amministrazione comunale di Licata ha adottato simbolicamente un neonato figlio di una giovane coppia di romeni. Giovedì scorso i due genitori si erano presentati in comune con il loro bambino di appena 2 mesi, incontrando il sindaco e altri 2 assessori. I romeni hanno raccontato di non possedere una casa. Preso atto della vicenda, gli amministratori licatesi si sono adoperati per fornire loro quanto necessario. Innanzitutto il bimbo è stato portato in ospedale per dei controlli sanitari, esami che hanno dato riscontro favorevole sul suo stato di salute. Successivamente i due giovanissimi genitori e il bimbo sono stati ospitati in una comunità alloggio dedicata. Nicolas, così il nome del piccolo, sarà battezzato con rito ortodosso ed avrà come padrini l'assessore alle pari opportunità Patrizia Urso e il vice sindaco Giuseppe Arnone. Il Fondo per l'Ambiente Italiano ha visitato Licata. La visita è stata promossa con i relativi onori di casa dal neofito gruppo archeologico Finsia. Dei delegati del FAI hanno avuto modo di apprezzare le 1000 facce storiche della città, lo Stagnone Pontillo, le splendide chiese del centro. L'itinerario ha previsto una pausa pranzo con un passaggio al porto turistico Marina di Cala del Sole e infine nel pomeriggio l'affascinante passaggio all'interno dei rifugi antiaerei di Via Marconi. Non è stata la solita escursione perché il gruppo archeologico Finsiade, con la collaborazione della Proloco di Licata, ha aperto le porte del dimenticato Palazzo Verderame, ex Circolo dei Nobili in via Roma. Ritorneranno a sfilare questo pomeriggio a partire dalle 18 i carri allegorici partecipanti alla 14ª edizione del Carnevale Canicattinese. Le prime 2 serate della kermesse si sono svolte senza grossi intoppi e con una buona presenza di pubblico, nonostante il clima non proprio favorevole di ieri. Tra presunti casi di scopiazzature, di allegorie da carnevale precedente e del maltempo che ha in parte scompaginato i piani, è partito il Carnevale Canicattinese edizione numero 14. Da sabato pomeriggio, con le manifestazioni, partito ufficialmente però la mattina con la sfilata delle scolaresche, la città è stata catturata dal clima di festa e divertimento tipico del carnevale. Le vie principali, da Corso Umberto al Viale Regina Margherita, sono state invase da centinaia e centinaia di persone in maschera che hanno seguito le prime 2 serate dedicate alla sfilata dei 7 carri presenti quest'anno. Soltanto nella serata di ieri il clima di euforia è stato stemperato dalle condizioni meteo un po' capricciose che hanno bloccato in parte l'afflusso di spettatori, ma nonostante la pioggia anche ieri lo spettacolo di coriandoli, maschere e balli è stato molto partecipato. A fare da apripista sono stati i carri allegorici che hanno sfilato lungo il percorso cittadino accompagnati dai gruppi di ballo e maschera. Ad uno hanno sfilato i carri dell'Associazione Maria Santissima della Catena, quello della New Generation, quello dell'Associazione Ci Siamo Anche Noi di Sicilia, Cuore e Terra del Sole, quello del Comitato L'Arrembaggio ed il carro fuori concorso proveniente da Favara realizzato dal Comitato Il Poggio. A rendere ancora più dolce le 2 serate è stato il tradizionale carro della Pastarte che ha distribuito durante il percorso dolci tipici. Questa sera nuovo appuntamento con la sfilata dei carri allegorici a partire dalle ore 18, mentre domani gran finale con la serata conclusiva che prevede, dopo la sfilata dei carri, la musica di DJ Prezioso in Larga Aosta.
Grande riconoscimento per un alunno dell'Istituto Comprensivo Verga di Canicattì, a Gioacchino Giardina, è stato conferito un encomio del centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano. Il giovanissimo canicattinese ha risolto correttamente tutti i quesiti dei giochi d'autunno. La prova consiste di una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. È tempo di esami all'ERAP di Canicattì. Questa mattina numerosi corsisti hanno svolto la prova finale di uno dei 7 corsi OSA svolti dall'ente regionale presieduto da Pietro Asaro. Gli esami proseguiranno fino al prossimo mese di marzo. Al via oggi gli esami dei numerosi corsi dell'ERAP che fanno riferimento all'anno 2011, un percorso lungo che accompagnerà i numerosi partecipanti fino al prossimo mese di marzo, quando andrete appunto a effettuare tutti gli esami dei corsi. Sì, questo è il periodo in cui andiamo a fare tutti gli esami del piano regionale offerta formativa del 2011 che abbiamo espletato ovviamente l'anno scorso e di altri che magari abbiamo ancora in itinere e che faremo più in là. Comunque per quelli già finiti già stiamo espletando i corsi in tempi rapidissimi, quindi a distanza di brevi tempi. Purtroppo anche rispettando i tempi lenti della Regione Sicilia. Comunque andiamo sempre a velocizzare al massimo i tempi di quelli che sono gli esami. Oggi abbiamo in questo caso un esame di un corso regionale e ne avremo tanti altri da qui a marzo per completare quasi tutti i corsi fatti nel 2011. Ecco, naturalmente al termine degli esami chi risulterà idoneo otterrà la qualifica specifica per la quale ecco, ha partecipato a questi corsi, dando loro la possibilità quindi di inserimento nel mercato del lavoro. Sicuramente, per quanto riguarda il settore del sociale e del commerciale, noi possiamo dare degli indirizzi e degli orientamenti ai corsisti. Per quanto riguarda invece il settore del turismo, siamo direttamente noi, lo facciamo da 10 anni, a impostare direttamente, sottolineo nel nostro caso, diretta nei posti di lavoro. Certo, non a Canicattì, ma in strutture turistiche di montagna ed estate. Non so fino a che punto altri enti in Sicilia possono garantire questo. Oggi si conclude un percorso formativo di circa di 900 ore, è un corso di operatore socioassistenziale autorizzato all'assessorato regionale della formazione. Con oggi, come lei ha detto, dico, stiamo facendo gli esami, c'è un funzionario dell'assessorato, in rappresentanza dell'assessorato regionale della formazione e due membri interni per concludere questo percorso formativo. Quindi con oggi, con questa fase, si chiude un percorso, i ragazzi acquisiranno quindi l'attestato di formazione professionale di operatore socioassistenziale, spendibile sempre nel settore dei servizi sociali. Ultime statistiche nazionali, il bullismo coinvolge un ragazzo su tre dagli 11 ai 18 anni. Il Rotary Club di Canicattì ha lo scopo di fornire un contributo concreto per prevenire e contrastare il fenomeno nelle scuole. Ha avviato un progetto di servizio dal tema il Rotary contro il bullismo, rivolto in questa prima fase ai ragazzi di alcune classi dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Galilei di Canicattì. Il service, coordinato dalla psicoterapeuta Cristina Calabrese, partirà con la somministrazione di un questionario ai ragazzi della scuola e si svilupperà attraverso diversi momenti per concludersi con un confronto dibattito con i docenti, i ragazzi e i loro genitori. E apriamo la pagina dello sport con la pallacanestro. Cade a Marsala la Codium Basket Canicattì nel 22° turno del campionato di divisione nazionale C. La formazione biancorossa è stata sconfitta con il punteggio di 81 a 72 dai rivali trapanesi. Alla Codium non sono bastati i 29 punti di Gonzalo Beltran, miglior giocatore del match, insieme a Sisto del Marsala, che ha chiuso invece con 30 punti a referto. Si perdono probabilmente ad Alcamo le speranze di primato della Polisportiva Mario Mura Canicattì, impegnata nel campionato di Serie C2. La formazione di coach Beto Manzo è stata infatti sconfitta per 66 a 58 dai locali al termine di una gara, ancora una volta a detta della dirigenza biancorossa, fortemente condizionata dalle scelte arbitrali. Con questa sconfitta la Mura rimane a quota 30 punti, 4 in meno della capolista Paceco. Sabato prossimo, ultima partita casalinga della regular season per la Mura, che affronterà al Palasaetta Livatino il Trapani.
E per il calcio, nel campionato di Serie D, Licata fa suo il derby solano contro il Noto. Aldino Liotta e Gialloblu hanno la meglio sugli avversari con il punteggio di 3-1. Il Licata in classifica raggiunge così quota 33 punti, piazzandosi al momento in piena zona playoff. Nel campionato di eccellenza continua la marcia in vetta alla classifica del Ribera, che in casa ha liquidato con un secco 3-0 il Monreale. Alle sue spalle perde terreno il Camarat, incappato in una inaspettata sconfitta interna 0-4 contro il Valderice, e risale così al terzo posto l'Acragas, che all'Esseneto ha superato per 5-0 la Palermitana. In zona playout buon pareggio per il San Giovanni Gemini, 1-1 in trasferta contro la Parmonval. In promozione vittoria sofferta del Canicattì Calcio, che regola in casa per 1-0 il Ciminna. La rete della vittoria per i ragazzi del presidente Avarello è arrivata al 40° della ripresa grazie a un eurogol di Vinci Guerra. Ci è voluto un gran gol di Vinci Guerra direttamente da calcio d'angolo, 5 minuti dal termine, per portare a casa la vittoria al Canicattì Calcio nella sfida di sabato pomeriggio contro il Ciminna nella 22esima giornata del campionato di promozione. Una magia del numero 10 del Canicattì ha tolto le castagne dal fuoco in un match che il Canicattì ha dominato, senza però trovare mai, prima del gol di Vinci Guerra, la chiave per scardinare la retroguardia ospite, capitolata soltanto nel modo più inaspettato. Un gol da corner che iscrive di diritto Vinci Guerra nell'elenco ristretto di calciatori che sono riusciti a trovare il bersaglio grosso dalla bandierina. Con le dovute differenze, naturalmente, Vinci Guerra finisce però accanto ai nomi più famosi di Baggio, Recoba, Roberto Carlos, tanto per citarne alcuni che nel corso della loro carriera sono riusciti a timbrare il cartellino anche da calcio d'angolo. Dovuta questa premessa, la cronaca della gara vede un Canicattì ben messo in campo, che specialmente nei primi 45 minuti di gara ha messo in grande difficoltà la retroguardia della Ciminna, sbandata più volte davanti al Gozzino. Le occasioni migliori dei primi 45 minuti capitano tutte sui piedi di Falzone, che ben tre pecca però nella mira. Nella ripresa il Canicattì appare meno brillante, ed anche in fase di costruzione la formazione di casa non riesce a rendersi pericolosa come nella prima frazione di gioco, quando il pareggio sembrava ormai materializzarsi all'orizzonte. Ecco che Vinci Guerra decide di tirare fuori dal cilindro un colpo di genio. Dalla bandierina il numero 10 trafigge Lipari con un tiro che si insacca nel 7. Dopo il gol non c'è più tempo per alcuna emozione. Dopo 5 minuti di recupero il signor Viola di Trapani manda le due squadre negli spogliatoi. Con questa vittoria il Canicattì si porta a quota 25 punti in classifica e continua la sua marcia per allontanarsi dalle posizioni pericolanti della classifica. Calcio a 5, campionato di Serie C2, importante vittoria esterna del Canicattì 5, che supera a Caltagirone la formazione locale dei calatini con il punteggio di 7-6. Con questa vittoria i biancorossi si attestano al sesto posto in classifica, a solo i 3 punti dalla zona playoff. Sorride anche la PGS Domenico Savio nel campionato di Serie D. La formazione canicattinese ha sconfitto sabato in casa il Milena con il punteggio di 8-4 e può preparare così al meglio il big match di mercoledì sera contro la vice capolista Futsal Caltagirone Caltanissetta, rinviato per pioggia 2 settimane fa. E a proposito di pioggia, vediamo come sono le condizioni meteo di domani. Previsioni meteo per martedì 21 febbraio: in provincia di Agrigento molto nuvoloso con piogge di debole intensità, in Sicilia le temperature minime in lieve aumento varieranno dai 2 gradi di Enna ai 10 di Catania e Siracusa, le massime saranno comprese tra i 7 gradi di Enna e i 13 gradi di Palermo. E con il meteo chiudiamo anche questa edizione di TRC Notizie. Arrivederci.